Senta, signora Marchi, Elly Schlein ha detto, guardando la televisione pubblica, Giorgia Meloni sembra diventata la regina delle televendite, ispirandosi a Vanna Marchi, si riferiva alla svendita dei gioielli di Stato. È un complimento o un insulto? Ma sa, io sinceramente non mi occupo di tutte queste dicerie. No, certo, però... Dico solo che a me la Schlein non piace assolutamente. Sì. E anche se... Della Meloni non è che abbia proprio tutta questa simpatia. Neanche. Però neanche. Devo dire che è tutt'altra cosa, voglio... Cioè, nel senso... Cioè, preferisce la Meloni a Giorgia Meloni a Elly Schlein, lei? Certo. Cioè, però... Credo che preferisca anche lei. Ma questo... Tutti la preferiamo. Beh, no, tutti. Tutte le persone intelligenti. Ha preso il 30%, quindi dici, quelli che hanno votato, quindi non è che tutte le persone... Ma quindi ha votato per Giorgia Meloni alle ultime... Io non voto, non caro voto. Signore. Sì. Visto che tutti paragonano Vanna Marchi, allora ho pensato che quasi quasi mi candido io. Alle europee potrebbe candidarsi? Perché no? Ma con chi però? Con che partito, signora Marchi? Col mio. Chiamo Vanna Marchi, partito Vanna Marchi! Ma non ce l'ha... Ma non ce l'ha il partito però, scusi. Più o meno. Bisogna raccogliere le firme per avere il partito, è un po' complicato. Raccogliamole. Vabbè, guardi, sa quando si vota alle europee? Non so niente. Tra 130 giorni più o meno. Allora cominciamo. È un po' domani tardi. Domani mattina mi metto all'opera. Certo.